Buon pomeriggio, ben trovati a questo ormai consueto appuntamento per chi ci segue consueto, oltre la notizia con Saro Visicaro. Ciao Saro. Ciao Palmira, ciao a tutti. E oggi, anche oggi vedremo un po' di commentare, di andare oltre le notizie di queste ore che sicuramente hanno trovato spazio sugli organi di informazione di questa città, a partire anche da una vicenda di cronaca invece proprio di queste ore che riguarda l'ennesima morte al carcere di Gazi. Ora, non volendo naturalmente entrare nel merito perché si parla di un attacco cardiaco, però insomma è dall'inizio di quest'anno che registriamo morti nel carcere di Gazi, che ricordiamo comunque è un centro diagnostico terapeutico, quindi dovrebbe avere tutte le possibilità di intervenire anche in casi di appunto attacchi cardiaci. Sì, tra l'altro, a quanto ho potuto capire io, lui prima era a casa praticamente, in detenzione domiciliare, poi è tornato in carcere e conoscevano questo suo problema cardiaco. Quindi voglio dire, una persona in queste condizioni deve essere attenzionata. Poi, tra l'altro, sembra che sia tra l'altro morto a seguito dell'attacco cardiaco, ma si è procurato delle fratture al cranio, insomma, cose abbastanza brutte. Insomma. Quindi, voglio dire, sono delle morti che in questo modo non dovrebbero avvenire, diciamo, dentro un carcere. Addirittura possiamo dire che possono avvenire fuori dal carcere, morti altrettanto brutte, ma non all'interno del carcere. Perché? Perché il carcere è come se qualcuno affidasse la propria vita allo Stato. Lo Stato, finché uno è dentro il carcere, è responsabile della vita di tutti coloro i quali sono rinchiusi. Quindi morire in queste condizioni è sempre in qualche modo da addebitare come responsabilità al sistema carcerario italiano. Va bene, noi invece parliamo anche della vicenda legata, per ritornare insomma alle quotidianità che riguardano la gestione amministrativa e politica di questa nostra città. Messina Ambiente, ieri insomma il Presidente del Consiglio Comunale, come dire, ha ristabilito, anche ha ricordato a Buzzanca che effettivamente prima di parlare di liquidazione la parola doveva comunque passare al Consiglio Comunale, cosa che invece Buzzanca aveva smentito subito dopo la sua decisione. Sì, dico, Previti si è ricordato che esiste un consiglio comunale, perché è sicuramente che il sindaco è stato, come è abituato a fare, nel senso ci pensa lui, ci pensa tutto lui, poi non pensa a nulla, e quindi sarebbe dovuto passare attraverso il consiglio comunale. Ma c'è anche da dire che il consiglio comunale normalmente non riesce a decidere nulla, lo abbiamo visto con l'ATM, con tutte le altre vicende. Giusto ha fatto quindi Previti ad arrogarsi questa sua prerogativa di Presidente del Consiglio, e secondo me avrebbe potuto fare, e potrebbe sempre fare, anche un'altra cosa: chiamare il Presidente del Collegio dei Sindaci per quanto riguarda Messina Ambiente e chiedergli i motivi delle dimissioni. Perché nessuno lo ricorda, ma da mesi il Presidente del Consiglio dei Sindaci della società Messina Ambiente si è dimesso. E quindi si è dimesso evidentemente per qualche cosa che non poteva sostenere dal punto di vista contabile. Quindi sarebbe opportuno che ci sarà, immagino, una dichiarazione, una relazione, un qualche cosa, come dire, che in qualche modo motiva queste dimissioni. Però sarebbe bene che fossero pubbliche e che tutti quanti fossimo a conoscenza di quello che contabilmente c'è di poco chiaro anche all'interno di Messina Ambiente. Beh, a proposito di suggerimenti per il sindaco Buzzanca, ne sono arrivati altri su come gestire il territorio, vero Saro? Sì, c'è il solito balletto, come è avvenuto per, immagino che tu voglia Sì, dire mi questo, riferisco a a quello. quello che stiamo per dire subito. Si ripetono le storie, come è avvenuto qualche anno fa, anche meno, per il campo Rom, che c'è stata tutta una grande iniziativa da parte della società civile che voleva lo spostamento del campo Rom, e poi qualche giorno fa abbiamo scoperto che l'urgenza era quella di consegnarlo a gruppi privati che sono poi sempre i soliti, cioè Franza. Ora è finito, accantonato questo problema, liberato il campo Rom e quindi dato sostanzialmente, manca quasi pochissimi dettagli per concederlo completamente al gruppo Franza.
adesso c'è chi da parte della cosiddetta società civile, che poi sono, come dire, dei gruppi che in qualche modo sono legatissimi alla politica, mi riferisco alla ZDA, che fa parte del Giovane Italia, che un'altra volta si chiamano Cucusco Tandem, eccetera, eccetera. È lo stesso gruppo capitanato da Ciccio Rizzo, che non è stato eletto in consiglio comunale, ma è come dire, componente del consiglio di amministrazione del Teatro Vittorio Emanuele, e da lì, come dire, gestisce questo gruppo, del quale fa parte il nipote dell'ex procuratore della Repubblica Croce, tanti altri giovani rampanti, e che si stanno distinguendo. Il loro, come dire, interesse particolare sembra quello, oltre che l'università, c'è stato proprio qualche giorno fa un intervento da parte di Croce perché hanno litigato all'interno di Giovani Italia, ma ad ogni modo, ora quello che ci interessa ribadire è questo fatto. Ciccio Rizzo è andato dal sindaco Buzzanca, hanno fatto la fotografia che in questi casi si fa, cioè questo non, tutti gli altri della società civile, qualsiasi cosa facciano, non hanno l'onore del ricevimento, dell'accoglienza, della foto poi pubblicata sui giornali, eccetera. Però nel caso particolare, in questo caso particolare, era dovuto. Quindi è andato e ha detto al sindaco che bisogna liberare un altro pezzo della zona falcata, che è quello che in questo momento è da tanto tempo è, come dire, sotto tutela, è chiamato l'autocentro di polizia, che poi in effetti autocentro non è. Perché? Non è autocentro perché il vero autocentro di polizia, i vari questori pro tempore e anche questo, hanno ritenuto opportuno, come dire, dislocarlo in una struttura privata. Infatti l'autocentro di polizia, dopo lo spostamento che era prima nei locali di proprietà della provincia regionale, la provincia regionale ha fatto traslocare quell'autocentro di zona Don Orione, e loro hanno in emergenza dovuto trovare dei luoghi, avevano questo alla zona falcata, ne hanno un altro nella via Bonino, ma invece hanno preferito affittarsi un locale sulla via La Farina dalle parti di via Salandra, a pochi passi da Messina Ambiente. Io prima immaginavo che erano lì per andare, come dire, a fare dei blitz in tempo reale, invece no, era soltanto perché anche lì c'è un gruppo, come dire, di professionisti molto famosi a Messina, e che hanno locato quell'autocentro lì. Quindi abbiamo la polizia che ha un autocentro in affitto da privati, poi c'è questa parte che ce l'ha in concessione nella zona falcata, adesso bisogna liberarla, ed è esattamente di fronte all'approdo del molo Norimberga, dove c'è la Cartur. Quindi immaginiamo che ci sarà un utilizzo appropriato per questa parte di zona falcata non appena si libererà. Però sempre a proposito di incongruenze, lo accennavamo l'altra volta, però molto di striscio, adesso mi riviene in mente perché io qualche giorno fa ho parlato con un assessore del comune di Messina, ci siamo incontrati e ho chiesto lumi su quello che ho visto. Per quale motivo l'ex zona che doveva essere destinata alla realizzazione del mercato San Paolino, perché parliamo del problema del mercato Zaera che non si sa dove andare, il posto che era stato, come dire, indicato, era una superficie in via Santa Cecilia Alta, poco prima di piazza, non mi ricordo come si chiama in questo momento, credo. Fra la via Losada e la piazza che c'è per raggiungere la circonvallazione, Trombetta, ecco, non mi veniva, e quel posto, quel luogo, quella superficie è stata data in concessione alla questura, alla caserma Zuccarello in particolare, per realizzare dei parcheggi. Ora, qual è l'incongruenza? La caserma Zuccarello e tutte le aree militari connesse, poi ci sono i cosiddetti orti della Maddalena, è una superficie sterminata, dove dentro si potrebbe fare di tutto, anche il mercato si potrebbe fare. Figuriamoci se non si può fare anche un parcheggio. Non si capisce per quale motivo la questura deve avere quel luogo lì, il mercato San Paolino non si sa dove realizzarlo, e quindi c'è sempre uno spostamento di problemi. Secondo noi,
sui rapporti che devono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni e la questura, devono intercorrere gli stessi rapporti che intercorrono tra privati, della massima trasparenza. Mi è stato detto da qualcuno, ma il questore o i questori o la polizia in generale non si possono toccare. No, la polizia si può toccare, si tocca, perché non si può toccare? Dico, quando si è in regola e quando si fanno dei ragionamenti che sono razionali, non si vede per quale motivo la città, e quindi in questo caso la massima espressione, cioè il sindaco, non può chiedere al questore o non può impedire al questore di utilizzare delle aree che avrebbero un altro, come dire, un'altra destinazione. Quindi un discorso su questo bisognerebbe, secondo me, farlo. E insomma, noi qualche suggerimento al sindaco l'abbiamo dato. Nel frattempo i nostri minuti sono conclusi, però ci tengo a ricordare che oggi parte la campagna di sensibilizzazione per il test HIV, una campagna promossa dall'Osservatorio Lucia Anatoli, e che quindi, come sempre, però in particolare già da oggi si comincerà a parlare con degli incontri, eccetera, e poi soprattutto ricordiamo i luoghi preposti a fare questo test, che è gratuito, che non vuol dire che questa è anonimo e gratuito, che sono sia all'ospedale Papardo che al Policlinico Universitario. Il laboratorio dell'ospedale Papardo e il laboratorio dell'ospedale Policlinico, sostanzialmente, che non vuol dire che i due ospedali stanno facendo parte dell'organizzazione di questa campagna di sensibilizzazione, loro lo devono fare per, ma lo fanno tutti i giorni obbligatoriamente. Noi invitiamo le persone a farlo in questi luoghi, perché non possiamo indicargli delle strutture private, ovviamente, certo, perché sarebbe a pagamento, lì è gratuito, e poi ci sarà la possibilità di avere un tagliando per poter ottenere uno sconto con tutte le attività commerciali che hanno aderito a questa iniziativa, che poi man mano noi diremo, anche per non fare ogni giorno pubblicità. E tra l'altro poi invece sabato ci sarà un tavolo all'interno della COIN in via Viale San Martino e su UPIM, dove sarà distribuito materiale, eccetera, e sarete informati su questa iniziativa. Bene, noi a questo punto vi salutiamo e ci diamo appuntamento a domani. A domani, ciao a tutti.